vendetta è un piatto che va assaporato freddo. Cioè, devi fare passare tanto tempo prima di vendicarti, così quello che ti ha fatto il torto quasi se lo è dimenticato. O meglio, si abbassa la percezione che hai di te e poi quando arriva la vendetta, ferisci. Oggi parliamo di vendetta. Mamma mia, sai da quanto tempo penso a questo argomento? Una vita. Allora, comincio col dirti che secondo me vendicarsi è tempo sprecato, quindi spero che il mio video ti sia piaciuto, ciao! No, ti dico perché secondo me è tempo sprecato, perché è tempo sprecato e basta. No, allora, sul serio, vendicarsi non lo trovo giusto, ma non lo trovo giusto perché significa dare moltissima importanza a qualcun altro, perché se si consente a qualcuno di ferirci in quel modo, gli si sta dando potere. In generale io penso questo. Infatti se tu ci fai caso, quando qualcuno, parlo per me anzi, guarda, quando qualcuno, soprattutto nel web, mi dice sei un cesso, sei brutta, quelle occhiaie, ti manca il dente, sei troppo grassa, sei troppo magra insieme, che stupendo, cose del genere, io non me la prendo. E chi pensa che io me la prenda, in realtà io non me la posso prendere. Perché sì, io rispetto, ma il modo di volere bene è totalmente diverso. Perché se la stessa cosa me la dicesse qualcuno a cui io voglio bene, o qualcuno che io amo, qualcuno di cui io quasi temo e rispetto insieme, e quella cosa a me colpisce tanto. Ecco, allora io con il tempo un po' mi sono dovuta spogliare anche di questo, In questa tipologia di video io parlo tanto di sensazioni delle quali mi sono voluta spogliare, di invidia, è stata una liberazione, mamma mia. Ma anche del senso di vendetta. Liberarmi del senso di vendetta è stata una conquista straordinaria. Te la metto in contesto. Parliamo di aspetto esteriore, no? Che è la prima cosa che si vede di una persona, come è vestita, le sue fattezze, se è alta, se è bassa, se è magra, se è grassa, se è troppo grassa, se è troppo magra, se è troppo bella, se è troppo brutta, cose del genere, non vado avanti. Ovviamente io ho sofferto in passato del fatto di essere eccessivamente grassa. Allora io, quando qualcuno mi faceva la battuta, la cosa, o qualcuno rideva del mio grasso, perché è una cosa che è successa, ho fatto un video che si intitola La battuta molti anni fa, che secondo me è attuale come video perché purtroppo passano le primavere ma la gente non cambia sotto certi punti di vista. Io soffrivo molto e dicevo una frase che io oggi per esempio non condivido più. Ma io posso dimagrire, tu cretino sei e cretino rimani. Cioè quasi a voler sminuire per forza dall'altra parte, perché mi stai offendendo, mi stai denigrando, mi stai semplicemente facendo del male. E allora ho detto, cioè praticamente io se reagisco sempre in questo modo o se cerco vendetta non spezzerò mai il ciclo, che è il ciclo di da una parte forse un po' sofferenza, ma per cose anche molto più gravi che l'aspetto esteriore. Non entro mai in merito per tantissimi motivi, ma esistono situazioni decisamente gravi e difficili da sostenere. Però ritornando a situazioni di tutti i giorni che in tanti viviamo in diversi contesti, come può essere l'aspetto fisico, l'aspetto proprio esteriore. Io quando dimagrirò te lo farò vedere io, cose del genere che sai, secondo me certe volte si pensano punto e basta, tipo io mi voglio riscattare, mi voglio, perché io non faccio schifissimo come stai dicendo tu e cose del genere. Là, porca miseria, siamo umani, insomma, un minimo di elasticità bisogna averla, siamo umani, qua nessuno è santo, ci sono tanti piccoli Gandhi disseminati ovunque. Però abbiamo la possibilità di scegliere, di far fare uno scatto successivo alla nostra mente e di conseguenza alla nostra vita. Cercare vendetta, cioè fare qualcosa per dimostrare a quell'altro che mi ha sminuito, mi ha detto cose, che io non è vero che sono in quel modo. Oppure guarda come sono diventata, cose del genere. Ma no,
Cioè, ritorno all'inizio del video, no? Gli sto dando potere. Perché qualcuno che mi provoca del dolore deve avere potere nella mia vita? Io non voglio che questa persona abbia potere. Ecco perché ti dico, io ho avuto bisogno di fare uno switch mentale, per cui riuscire a scindere chi me lo diceva con l'intenzione di dirlo proprio perché era cretino, punto e basta, e non ho nient'altro da dire. Sui cretini. E chi mi diceva qualcosa in realtà perché mi amava, quindi sicuramente avrebbe voluto dirlo con parole diverse, sicuramente ci sarebbero stati momenti diversi in cui dirlo, sicuramente tutto quello che ti pare, ma con altrettanta sicurezza quelle cose erano dette per effetto e non perché mi si doveva per forza ricordare qualcosa che io in realtà già sapevo, cioè che dovevo dimagrire, per esempio, che mi dovevo laureare. Quindi, dove arriva per me la necessità di fare lo switch? E dire io non, no, vendetta no, una perdita di tempo. Quando io ho cominciato a dire, porca miseria, ma cioè, obiettivamente, la vita in generale fa schifo. Ci mette sempre a dura prova, ci mette davanti a situazioni a volte molto complesse da prima di affrontarle, complesse da capire e poi affrontarle. Però, chi lo ha il potere? Se vogliamo parlare di potere, sono io il potere, perché io ho il potere di scegliere. Io posso scegliere. Io vivo in un'epoca molto privilegiata, soprattutto per le donne. Tu sai, io non faccio moltissima distinzione maschio-femmina. In questo caso devo farla perché è sotto gli occhi di tutti ed è grandioso. Noi siamo molto privilegiati. Viviamo in un'epoca. Possiamo scegliere. Noi possiamo scegliere chi essere, possiamo scegliere chi amare, possiamo scegliere se amare, possiamo scegliere. Io trovo questo straordinariamente bello e possiamo poter scegliere di non vendicarci, perché la non vendetta in realtà è la peggiore vendetta forse che si potrebbe avere nei riguardi di chi ci ha feriti. Cioè io non ti voglio dare il potere di averti dedicato tempo, attenzione ed energia per dimostrarti qualche cosa. Io non te lo do sto potere. Sai come si dice a Palermo? Te lo dico in palermitano e poi lo dico in italiano. Sei nuddo mischiato a niente. Sei nessuno mischiato a niente. Mi hai fatto del male, hai reiterato in questo dolore. Lo hai fatto con l'intenzione di farmi male perché tu hai qualche problema che non stai affrontando e amico mio, amica mia, affrontalo perché sì, hai problemi. Cioè, e io ti devo dedicare la mia energia vitale, il mio tempo e la mia vita per dimostrarti che, guarda, sono dimagrita. No, no, no. La mia vita è molto più preziosa. La mia energia, il mio tempo, il mio amore, la mia voglia di fare, la mia volontà, le mie scelte sono dedicate a me e alle persone che amo. E la vendetta è l'accezione del sottosignificato della vendetta. Ho appena detto una cosa complicatissima, mi sto per riprendere. Il retrogusto della parola vendetta è negativo. Perché devo essere negativo con qualcuno che amo e che mi ama soprattutto? Perché devo essere negativa con loro? Costruiamo insieme che è diverso. E lì arriva un altro switch mentale. Perché costruire significa fare moltissimi sforzi e avere uno stomaco di ferro perché viene il mal di stomaco, ma passa anche quello e si risolve anche quello. La vendetta è tempo sprecato. Soprattutto perché se il focus, se l'obiettivo da raggiungere è tale solo perché qualcuno ci ha provocato dolore, noi tendenzialmente non spezzeremo mai un ciclo di malessere, di disagio dentro il quale ci ritroviamo, a volte per volontà d'altri, a volte per circostanze, a volte per nostra volontà. Io di questo, guarda, ne sono, non ti dico arcicerta, ma credo molto in questo che ho appena detto. Ma se noi non lo spezziamo mai questo ciclo, è questa vita che viviamo, come la stiamo vivendo? Senza spezzare mai un ciclo, generando altro dolore, fastidio, disagio. Cioè, noi non vogliamo che gli altri lo facciano con noi, ma lo vogliamo fare con gli altri? E dove andiamo a finire? E che cosa saremo un giorno? Non è perché qualcuno mi ha fatto del male, io devo restituire quel male. Qualcuno mi ha fatto del male. Va bene, ok, mi hai fatto del male, basta, addio. Ah, io non posso dire addio, hai una mente.
E la tua mente è decisamente più forte di tantissime parole che a volte vengono dette. Soprattutto quando sei arrabbiato e si dicono delle cose orrende. Quando si dice si è arrabbiato non si pensa a quello che si dice. A volte secondo me sì, a volte secondo me no. Si dicono punto e basta. Rimorginare su quello non ha senso. Cercare la vendetta. Da un altro punto di vista, sempre in ambito di vendetta, godere del fallimento di qualcuno. Cosa significa godere il fallimento di qualcuno? È un altro, sì, secondo me è un altro tipo di vendetta. Cioè io non ti ho dedicato tempo, non ti ho dedicato energia, ma ti ho dedicato la mia attenzione. Perché se so che tu hai fallito, vuol dire che io sono stata attenta a quello che facevi. E se io sto attenta a quello che fai, in realtà la mia attenzione è preziosa tanto quanto il mio tempo e la mia energia. Se qualcuno fallisce, se qualcuno sbaglia, godere di tutto questo non sono certa che porti lontano. E anche lì, secondo me, non si spezza mai il ciclo. Non si spezza il ciclo dell'odio, dell'insofferenza, dei sospiri, degli sbuffi e del disagio sociale che a volte si vive. Volenti o nolenti, si vive. Sia perché non si è abbastanza qualcosa, sia perché io penso di non essere abbastanza qualcosa, sia perché qualcuno ci pressa a essere qualcosa che noi non siamo e soprattutto non vogliamo essere. E se non siamo noi a spezzare questo ciclo, come facciamo a pretendere che qualcuno lo spezzi? Io non pretendo mai che qualcuno faccia qualcosa che io penso che sia giusto. Certo, almeno che non parliamo di cose gravi, serie, di maltrattamenti su animali e cose del genere, là io penso che entri in atto molta logica, attenzione, ma se io penso che la pasta sia buona con il burro, non vengo da te a dirti la devi mangiare col burro. Tu mi dici, ma a me piace con l'olio. Ah, ok, allora facciamo una cosa. Io la scolo, tu ti metti il burro e mi metto l'olio, ok? Non vado da qualcuno a dire, no, perché con il burro è più buona. Devi provarlo assolutamente. No, e viva la libertà. Sempre. E posso dire con una serenità incredibile e con il cuore sgombro e leggero che allontanarmi dal sentimento della vendetta, allontanarmi da frasi tipo te lo farò vedere io cosa diventerò, mi ha reso una persona libera.